torna. Che tipo di movimento dobbiamo tenere d'occhio? Passo. Proprio quello che cercavamo. Gente ubriaca, passo. Questi ragazzi stanno nascondendo qualcosa, passo. Ho individuato il nostro obiettivo, passo. Roger. Non vedo un accidenti! Passo! Torna, che tipo di movimento dobbiamo tenere d'occhio? Passo! Ho individuato il nostro obiettivo, passo! Wilco, passo. Petardo in buca. Fuoco nemico! Fuoco nemico! Bersagli multipli! Fuoco nemico! Fuoco nemico! Automatiche! Ho degli AK su di me! Piovono proiettili da tutte le parti, Thorn! Ho catturato il tuo usignolo, Thorn! Possiamo iniziare a cenare! Ti avevo detto che non era sicuro. Mi hanno chiamato per un incontro e mi hanno colpito alle spalle. Non ho visto il contatto. Quando mi sono svegliato qui, loro mi hanno torturato. Mi hanno forzato a rivelare informazioni sulle nostre testate atomiche. Brocchetta ha già rubato una bomba. Sono mercenari. Persone senza coscienza. Stanno pianificando di vendere l'arsenale russo, bomba dopo bomba. Questo è l'inferno. Tutti mi hanno tradito e io ho mentito a tutti. Sono così dispiaciuto. Ora dovete fermare queste persone. Ufficiale operativo Thorn. Ho trovato un'altra comunicazione dalla Talpa. Un paio di messaggi, uno da Fred Vorber, l'altro da un certo 0629, un corrispondente anonimo dalla Finlandia. Di chiunque si tratti sanno come non lasciare tracce sulla rete. Comunque ho tentato di decodificarli, niente.
Fino ad ora nessun risultato. Se hai qualche idea sulla sorgente, mettila nel decodificatore. Collegamento con l'agenzia. Collegamento con. Ufficiale operativo Thorn, ben... Collegamento con l'Agenzia di Sicurezza Nazionale stabilito. Decriptaggio riuscito. Collegamento con l'Agenzia di Sicurezza Nazionale stabilito. Decriptaggio riuscito. Thorn, sono impressionato. Penso che tu abbia ormai in pugno la nostra talpa. Mi chiamavano la vedetta, ma penso sia ora di cedere il titolo. Ma non è ancora il momento di festeggiare. Ricordi la latitudine e la longitudine che hai decriptato dal messaggio della talpa? Sono in Tunisia, profonda Tunisia, vicino a un vecchio campo d'addestramento di un gruppo di guerriglieri di sinistra. Un vero parco giochi. Guardati le spalle!